Super Sport 21 è presentato da Caffè Motta. Facile farlo buono. Mida Sport. Moda e sport sempre al top. Con Super Sport 21, il Napoli piazza anche il colpo Raspadori dopo Dembélé e Simeone, che è stato ufficializzato. Andiamo subito sulla pagina di Calcio Napoli 24, perché proprio sono praticamente i minuti in cui Raspadori sta effettuando le visite mediche a Villa Stewart. Lo vediamo qui in queste immagini, attorniato da tantissimi tifosi del Napoli che si fanno selfie, che vogliono autografi e soprattutto ovviamente sono felici per questo acquisto. Allora la nostra domanda va proprio sul mercato del Napoli. Che voto date al mercato del Napoli fino a questo punto? Scriveteci sulla nostra pagina ufficiale, quella Instagram, quella di Canale 21, oppure chiamateci allo 081 630 999 per fare le vostre domande al nostro ospite collegato via Skype, Umberto Chiariello. Ciao Umberto. Buonasera a voi, buonasera. Diamo anche il benvenuto a Luca Esposito, direttore di tuttosalernitana.com, che è qui in studio con me. Ciao, perché Manuel, buonasera. Oltre al mercato del Napoli parleremo anche del mercato della Salernitana. Umberto, a bruciapelo, che voto diamo al mercato del Napoli fino a questo punto? Per il momento 8,5, sperando che diventi 9 con l'arrivo di Navas. Luca, che voto diamo al mercato del penso Napoli? Penso 9. Se dovesse arrivare anche il portiere Navas sarebbe davvero un puzzle interessante, perché è una squadra che comunque è stata costruita un po' come la Salernitana, no? Annicchiato nella prima parte, poi nella seconda parte invece ha fatto mercato e ha preso giocatori importanti. Giocatori importanti. Allora facciamo il punto in questo servizio con Antonio Papa, perché Raspadori e non solo per il Napoli che spende e espande. Ascoltiamo. Caccia i milioni. Uno degli slogan che più spesso ha apostrofato Aurelio De Laurentiis in questi anni, ma il Napoli ancora una volta dimostra che i milioni, quando può, li spende, e come se li spende. Raspadori a 35, compresi bonus, e Dembélé con prestito basso ed eventuale riscatto molto alto a 30 milioni di euro. Questi gli ultimi acquisti di una sessione da fuochi d'artificio che ha visto sì uscite dolorosissime, alle quali però hanno sopperito entrate di grande spessore, alcune anche a fronte di uno sborso importante. Ha iniziato subito forte il Napoli con i 15 milioni in 3 anni per il riscatto di Alissà, i 10 per Kvaratskhelia e i 15 per Matias Oliveira. Totale 40 milioni, quelli incassati per la cessione di Koulibaly, sostituito da Kim Min-jae, pagato 20 milioni al Fenerbahce, e Østigard al Brighton, costato 8 milioni. Mancava l'erede di Mertens e perciò, dopo un lungo corteggiamento, ecco Raspadori con la sua dote da 35 milioni. A fare quasi da 0-0 l'arrivo di Simeone per 15 milioni, compensato da Petagna al Monza, che complessivamente frutterà al Napoli 14 milioni. Mancano all'appello i 25 milioni in entrata di Fabian e poi il mercato del Napoli sarà concluso. Anzi, no, c'è Dembélé e alla fine potrebbe esserci Keylor Navas, la ciliegina sulla torta. Due colpi low cost ma di ingaggio alto, segno che Giuntoli ha iniziato a muoversi anche in altre direzioni. Un mercato esemplare per concretezza e idee, che consegna a Spalletti un Napoli profondamente rinnovato e probabilmente anche rinforzato. Ma questo, come sempre, potrà dircelo solo il campo. E allora, facciamo due conti innanzitutto, poi analizziamo questo mercato, perché a questo punto vanno fatti i complimenti, perché si pensava a un mercato di rifondazione, però è stata una rifondazione importante dove si mettono le fondamenta, perché sono stati presi giocatori importanti. Andiamo a vedere anche quanto è stato speso, perché sono stati spesi 118,5 milioni con Østigard 8, Kim Min-jae 20, Sirigu che è arrivato a costo zero
e poi Simeone 15, Ndombele dicevamo 500.000 di prestito e 30 di riscatto, Raspadori 35, andiamo a vedere anche le cessioni, Mertens, Tanzebe, Luperto 2,5, Koulibaly 40, Petagna 14, aspettando anche la cessione di Fabian Ruiz, sarebbero totali 81,5 milioni. Umberto, che ne pensi di questa rifondazione e soprattutto partiamo dall'aspetto economico. Partiamo dall'aspetto economico. In questa tabella manca un dato importantissimo che non riguarda ovviamente il mercato fatto, ma riguarda l'esborso. Il Napoli in questa tabella ha un saldo negativo di 37 milioni, ma in realtà il saldo negativo è di 52, perché il Napoli ha speso 15 milioni per riscattare Anguissa. Quindi il Napoli ha investito più di 50 milioni su questo mercato, ha assunto debiti potenziali per negli anni prossimi notevoli, e poi c'è sempre il discorso di Navas, che ancora non sappiamo, ma che impegnerà economicamente il Napoli da un punto di vista del monte salari, e soprattutto c'è il discorso che se Ndombele, che è venuto gratuitamente con un solo diritto di riscatto, dovesse rivelarsi un top player come hanno fatto altri calciatori scartati dalla Premier, io voglio ricordare che oggi uno che è considerato da pallone d'oro, che si chiama Salah, era uno scarto del Chelsea, preso dalla Fiorentina e poi dalla Roma, e rilanciato a grandi livelli, venduto per soli 40 milioni al Liverpool, è diventato uno dei più grandi giocatori del mondo. Ma prima era uno scarto della Premier, come era uno scarto della Premier Cuadrado, come lo è stato Lukaku ben due volte, come lo è Pogba, possiamo dirlo chiaramente, negli ultimi tre anni ha deluso ampiamente. Insomma, quelli Giroud, quelli che vengono dalla Premier in Italia fanno la differenza, anche se lì sono finiti ai margini. Questo è un calciatore che è costato 65 milioni non più di due anni or sono. Se torna a essere quello intravisto all'inizio al Tottenham, ma precedentemente in Francia, che aveva guadagnato anche la nazionale francese, parliamo di un giocatore importantissimo. Quindi il Napoli ha fatto un mercato su tre linee: sostituire subito i partenti sicuri, Oliveira e Kvara sono arrivati subito, Kim dopo una settimana che è andato via, Koulibaly. Puntare sul mercato italiano andando a prendere Simeone e Raspadori, facendo uscire Petagna, e quindi il giro ha avuto una certa farraginosità, però alla fine sono andati a dama, e puntare poi su quelli che sono i colpi last minute all'Anguissa dell'anno scorso, cioè Ndombele e Navas, che si possono fare solo last minute. Quindi quelli che parlano di lentezze non hanno capito come funziona il mercato di oggi. Da Napoli, buonasera. Buonasera, sentite? Sì. Prego. Io faccio complimenti per la trasmissione innanzitutto, e saluto Umberto Chiariello, che seguo sempre con molto interesse, sempre molto puntuale nei suoi commenti. Grazie, buonasera. Alziamo un po' la voce, diciamo, perché sento difficile, insomma, bassa commentare, la voce, insomma, provare a commentare anche il mercato dopo Chiariello. Io ovviamente sono molto contento, perché oggettivamente non si può che essere contenti, e il voto che posso dare a questo mercato è minimo 8, no? Quindi sì, il mio voto è 8, in attesa poi che sia un 10 pieno con l'arrivo di Navas. Dico 10 pieno perché Navas è veramente un top player, cioè sarebbe quel top player che il Napoli in questi anni comunque non ha mai preso. Lo prende in porta, ma è comunque un calciatore perché è di un altro livello. Sono contento a questo punto che il Napoli non abbia preso Dybala, insomma, questo ce lo dobbiamo dire, perché sembravamo tutti in depressione, tutti a terra. Meno male che non abbia dato Dybala, perché non prendendo Dybala ha avuto la possibilità di prendere altri calciatori in prospettiva, primo da tutti Raspadori, che in prospettiva può essere un nuovo Dybala, no? Perché comunque, voglio dire, questo calciatore ha dei numeri, insomma, e delle potenzialità secondo me molto elevate. E quindi, insomma, la direzione della società nel mercato è stata ottima, quindi non possiamo dirgli proprio niente, anzi qualcuno deve chiedere scusa alla società per i giudizi affrettati, così catastrofici e spesso offensivi, anche al limite dell'educazione. E quindi spero veramente, insomma, che arrivi il portiere, perché se arriva il portiere veramente siamo competitivi su tutti i fronti, io dico. Perché se resta Meretti è comunque un problema, perché Meretti comunque è un portiere sfiduciato dall'allenatore. Sicuramente si impegnerà comunque al massimo per un portiere che non ha più la fiducia dall'altro. E quindi questo, vi ringrazio, vi seguo sempre con grande interesse. Grazie. Umberto, è chiaro che c'erano molti scettici, no? Però
bisogna aspettare la fine, no, del mercato poi per dare dei giudizi. Non va bene né chi lo dice anticipatamente in negativo né chi lo dice anticipatamente in positivo. Io la penso così, cioè nel senso che va bene. Anticipatamente in positivo non si poteva dire, come si faceva a dire? No, ma c'è qualcuno che, come dire, era ottimista, quasi come se avesse la sfera magica. Io, per esempio, ero ottimista, ma noi facciamo questo lavoro, Umberto, da tanti anni, aspettiamo prima di giudicare. No, c'è chi stava nel fatto che ero convinto che De Laurentiis non smantellasse, ecco. Se De Laurentiis non intende vendere e l'ha dichiarato pubblicamente, si vuole ancora divertire, di certo non lo fa per fare settimo ottavo, dove ci perde un sacco di soldi. De Laurentiis fa l'imprenditore, fuori dicono non è tifoso. Io voglio anche starci a questa stupidata, perché uno che è il proprietario del Napoli, come fa a non esserne tifoso del suo club? Mi pare impossibile. Comunque, mettiamo che non è tifoso, facciamo finta. Ma interessi suoi sono che il Napoli sia competitivo. Quindi era, a mio parere, evidente che avrebbe lavorato per una riprogettazione completa della squadra. Era un ciclo finito da tutti i punti di vista, anagrafico, contrattuale, perché certo, non c'è scadenza tutti quest'anno, tutti insieme, anagrafico l'ho detto, dal monte salari che era diventato insopportabile per le finanze del Napoli, per i conti del Napoli più che altro, e poi lo era anche ambientalmente, gente che stava qui da 8, 9, 10 anni, bisognava cambiare rotta. L'anno scorso è stato il canto del cigno, poteva suggellarsi quel ciclo con un magnifico scudetto, non sono stati capaci di vincerlo. Noi siamo tutti legatissimi ai nostri eroi, io a Insigne in particolare, molti a Mertens, a Koulibaly, per carità di Dio, lo stesso Spina che ha fatto bene nei 4 anni napoletani, ma che hanno vinto la Coppa Italia. Una Coppa Italia dal 2015 a oggi. Scusate, allora a questo punto, visto che poi tutti quanti avete detto che questa squadra era senza personalità, non aveva dei leader capaci di guidarla nei momenti difficili, e Firenze, e Verona, e Firenze ancora, Fiorentina di nuovo l'anno scorso, eccetera, 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 ma all'improvviso sono rimpianti. Ragazzi, hanno scritto la storia, li salutiamo con affetto, ma bisognava voltare pagina. E meglio di così, certo, il Napoli cosa poteva fare oggettivamente? Bisognava aspettare e giudicare, e oggi il giudizio non può che essere positivo. Non sto dicendo che il Napoli è più forte, attenzione, io non lo so, no, se è più forte, no, ma no, quello il problema, che è fondamentale, Umberto, che sia competitivo, sai, e il Napoli è competitivo. Diciamo che per sostituire tutti quei calciatori nello stesso momento, certo, era complicato, però, come dire, il buongiorno si vede dal mattino. Il Napoli li ha rimpiazzati con giocatori di altrettanta qualità, che poi chiaramente di prospettiva devono crescere, e Spalletti sarà poi bravo lui a costruire questa squadra, ad amalgamarlo. C'è un particolare che tutti dimenticano, ed è invece un particolare decisivo. Il Napoli quest'anno, oltre ai nuovi innesti, parte da delle certezze. Quali sono le certezze? Il centrocampo, che è fortissimo, e l'ha visto, si è visto anche a Verona. Zielinski vuole la sua rivincita personale, vedremo un altro giocatore rispetto all'anno scorso, ma soprattutto il Napoli punta all'esplosione definitiva dei due acquisti boom degli ultimi anni, cioè Lozano e Osimhen. Se questi due calciatori ti danno quello per cui sono stati pagati, il Napoli ha già un 30-40% in più rispetto all'anno scorso. Quindi, oltre ai nuovi, noi dobbiamo aspettarci che quest'anno esplodano Lozano e Osimhen. E se esplodono Lozano e Osimhen insieme a Kvara, che ha già fatto vedere che ha dei numeri strepitosi, speriamo che si confermi nel corso del campionato, il Napoli ha un attacco devastante. Aggiungici Simeone, aggiungici Raspadori, aggiungici Politano, che non lo sottovaluterei, è sempre un nazionale, è sempre un giocatore importante. Cioè, il Napoli ha dei ricambi, le vere grandi squadre, dov'è che si vedono? Che quando esce uno ed entra un altro, non si abbassa il livello. Gli altri sono stanchi e tu metti dentro un giocatore fresco di pari livello. È lì che c'è la competitività. E tu togli Osi e metti Simeone, togli Lozano Tipolitano, e togli Raspadori e metti Dombele, per dire. Esce anche Issa, cioè, hai un livello altissimo di rosa, che ti consente di fare più competizioni. Quest'anno non si lascia niente per strada, Coppa Italia, Champions, finché si potrà, semmai dopo l'Europa League, se usciamo fuori siamo terza fascia. E comunque il Napoli ha una rosa per giocarsela. Certo. Io che sono, lavoro a Napoli, tifoso del Napoli, e faccio sto mestiere da una vita,
ho contezza della mia storia, che è povera. Io sono orgogliosamente povero. Tolto l'extraterrestre Maradona, che è l'unico che ci ha fatto vincere, noi non abbiamo mai vinto niente. Quindi noi l'obbligo di vincere non ce l'abbiamo. Abbiamo però un obbligo, ce l'ha De Laurentiis, di essere competitivi, perché prima o poi, se sei competitivo, la vinci. Il Napoli l'ha sfiorato già 4 volte lo scudetto. Uno lasciamo perdere proprio, che io e te la pensiamo uguale, quello lasciamolo perdere proprio. Ma il Napoli ci è andato vicino ben 4 volte. Ora si potrà dire De Laurentiis ogni volta è andato vicino allo scudetto, non ha mai fatto il passo decisivo per vincerlo. Sì, è vero, è un'accusa che gli si muove fondata. De Laurentiis quando parla fa arrabbiare i tifosi. Sì, è vero, ma che gli volete dire a un presidente che ci ha preso con un foglio di carta e che ci porta in Europa tutti gli anni a sfiorare lo scudetto 4 volte, a vincere qualche coppa, a competere con grandi club che hanno più potenzialità economiche, quest'anno tutti a gridare un mese fa ridimensionamento, ridimensionamento, smantellamento, oggi tutti a dire 8-9 al mercato, che grande squadra che ha fatto della Lega. Qualcuno deve chiedere scusa. Sì, ma è un po', fa parte un po' della storia della città di Napoli, no? Che si deprime nei momenti così e poi si esalta anche oltremodo rispetto a quando arrivano. Hai visto da col Monza il delle vittorie. Andiamo al telefono, scusa Umberto, ci abbiamo già da un po' di tempo. Vittorio da Napoli, buonasera Vittorio. Pronto? Pronto, buonasera Vittorio. Pronto? Ti ascoltiamo Vittorio. Salve, buonasera. Buonasera. Volevo fare una riflessione sull'ultima cosa che ha detto il dottor Chiariello in merito al fatto che De Laurentiis non ha mai fatto il passo decisivo per vincere lo scudetto. È proprio questo il motivo per cui molte persone, tra cui me, ci auguriamo che possa arrivare qualcuno che ci possa consentire di fare questo passo decisivo, perché credo che alla base dello sport, oltre alla competitività, c'è anche il sogno magari di ambire a qualcosa di più. Io ho 23 anni, non ho ancora vinto lo scudetto, lo vorrei vedere prima o poi. Quanti anni hai? Questo scusa, scudetto, Vittorio? Per come ragiona De Laurentiis e per le potenzialità economiche che lui ha, non credo che io lo possa mai vedere, perché ci sono sicuramente squadre più attrezzate, che hanno più fondi, nessuno lo mette in dubbio, De Laurentiis ha fatto molto, ma non ha fatto qualcosa in più, sia perché non lo può fare, sia perché non lo vuole fare, perché altrimenti nel famoso gennaio dei 91 punti non avrebbe dichiarato a gennaio che cosa c'è da riparare, siamo primi. Un presidente che fa dichiarazioni di questo tipo significa che non ha molto interesse a fare quel passo decisivo. Chiaro. Per questo motivo molti sperano che possa arrivare qualcuno che questo passo decisivo ce lo possa far fare. Per non parlare del fatto che non ha mai utilizzato parole lusinghiere nei confronti dei tifosi, perché spesso ci ha definito drogati, amanti del pezzotto, che cosa avete vinto mai nella vostra vita? Stiamo facendo il processo, però chiaro il ragionamento, Vittorio. Stiamo facendo il processo di quello che ha detto in questi ultimi anni il presidente De Laurentiis. Però sul concetto, Umberto, no, del passo decisivo, noi spesso lo abbiamo evidenziato, perché è giusto che sia così per dovere di cronaca, però come dicevi tu, è anche vero che De Laurentiis comunque ha tenuto il Napoli sempre in Europa, con i conti a posto, è un modello da seguire, da imitare, da questo punto di vista nulla da dire, nulla da eccepire. Però che ci sia stata l'opportunità in alcune circostanze di fare quel salto di qualità quando si poteva comprare il giocatore per vincere lo scudetto, noi lo abbiamo evidenziato, sempre e comunque, no Umberto? Allora, io poi mi domando e dico, ma se veramente fosse arrivato Soriano a gennaio, avremmo vinto lo scudetto? Avrebbe fatto la differenza? No. Vogliamo dire che Sarri si rifiutò di avere Inglese, che era già del Napoli, che era stato già annunciato a Napoli come alternativa a Mertens, dicendo che Mertens anche Zoppo avrebbe giocato se fosse arrivato Inglese e non facendo nomi? E che il Napoli, quando poi Mertens ebbe qualche problema, non aveva alternative, dovette giocare con Cagliacon centravanti. Cioè, gli errori poi li fanno anche gli allenatori, e Sarri ha fatto qualcosa di straordinario a Napoli, ricordiamocelo sempre. Grazie Regini. Regini non aveva nessun senso se non quello di sostituire Enrique, cioè andare in tribuna. Era quello che doveva fare.
quindi non è un acquisto che mi scandalizza. Grassi era un giovane promettente, ci voleva qualcosa di meglio. Sai una cosa, stai elencando questi giocatori, però sai che ti dico? Che secondo me l'anno in cui il Napoli veramente poteva, anche se era un Napoli un po' acerbo, era l'anno quando furono presi Ruiz e Mascara, e Milan prese Van Bommel e Cassano. Quello era un Napoli che aveva un'anima e che poteva vincerlo lo scudetto, Umberto. Ma non era maturo. Lo so che non era, però maturo. Poteva vincere se, fosse stato, se fossero stati acquistati giocatori diversi, secondo me. Sono d'accordo. L'anno in cui veramente De Laurentiis poteva incidere era quell'anno lì. Perché il Milan la differenza la fece con Van Bommel e Cassano. Diciamo la verità. Sì. Il Napoli andò a prendere il libero, il difensore spagnolo, che poi si rivelò insomma un po' fallimentare come esperienza. Era un bel piede, ma niente di che, e Mascara, ovviamente, certo. Lì fu un errore. Però io credo che De Laurentiis non considerava quel gruppo maturo per lo scudetto, fece un errore, perché il Milan era abbordabile. Invece, negli anni in cui ha combattuto contro la Juventus, Sarri, due volte, lì si poteva fare qualcosa, ma io non credo che sarebbe cambiato molto. Io dico una cosa, però, ecco, stato a Milano. No, ecco, io dico una cosa, però, Umberto, stiamo dicendo che non si è fatto il salto poi di qualità nel momento importante. Io dico che al Napoli il mercato è perfetto, ma al Napoli serve il portiere di esperienza. Cioè il Napoli deve prendere Navas. Deve arrivare Navas. No, dico, il Napoli deve prendere Navas. Sì, andiamo però io neanche sono d'accordo a demonizzare Meretti che giochiamo assolutamente, senza portiere, però dopo che è stato il portiere, però è chiaro che Navas è un livello internazionale che è un upgrade, questo è fuori discussione, voglio dire, però manco a dire siamo senza portiere perché lo trovo no assolutamente, però però dopo però che è fatto... chiaro che Navas ti dà quel valore aggiunto, non c'è proprio discussione. Dopo che hai fatto un ritiro con Meretti che sapeva di dover andare via da un momento all'altro e con le dichiarazioni di Spalletti che sembrava aver già deciso sul suo futuro, no? Perché le dichiarazioni noi non ce le siamo inventate, mi sembra di capire che Spalletti abbia già deciso tra virgolette il futuro di Meret, nonostante Meret sia ancora qui e ha difeso molto bene la porta del Napoli contro il Verona. Andiamo al telefono, ultima telefonata da Antonio da Ischia prima di andare in pubblicità. Buonasera Antonio. Antonio? Non sentiamo Antonio. Allora facciamo così. Andiamo... Che lei, eccoci. No? Antonio, ci sei? Sì, povero Minduri. Antonio? Non sentiamo Antonio. Non sentiamo Antonio. Allora noi andiamo in pubblicità. Restate con noi, torniamo tra pochissimo. Mida Sport, moda e sport sempre al top. Corri nei nostri store, ti aspettano i super saldi Mida Sport. Dove posso trovare tutto, ma proprio tutto ciò di cui ho bisogno? Detersivi, alimentari, cosmetica, giocattoli, ferramenta, biancheria, scolastica, bigiutteria e tanto altro. Prendi di più e spendi di meno. Cerca il negozio più vicino a te, scarica l'app Mister Risparmio e visita www.misterrisparmioshop.it. GED Auto. Da oltre 15 anni nel settore automobilistico per la vendita di autoveicoli multimarche, utilitarie, berline, station wagon e monovolume. GED Auto assiste i suoi clienti in tutte le fasi di acquisto, pre e post vendita e di manutenzione. Da oggi è anche RCA Auto e Moto e noleggio a lungo termine. Ci trovi a Casa Giove, uscita autostrada Caserta Nord, www.gedautosrl.it.
Seconda parte di Supersport 21 per analizzare un po' come cambierà tatticamente, come potrebbe cambiare tatticamente il Napoli di Spalletti con gli ultimi acquisti. Ascoltiamo Antonio Papa. Giocheremo con il 4-3-3, lo faremo per i tifosi. Così Spalletti nell'ultima intervista concessa a DAZN. E in realtà è proprio per i tifosi che si fissa un modulo di riferimento per farli orientare nel progetto fluido e camaleontico che sta impostando l'allenatore insieme a Giuntoli e De Laurentiis. Ndombele e Raspadori sono gli ultimi tasselli di una squadra che avrà mille volti e l'ha già mostrato nella sfida di Verona, quando sono entrati prima Elmas per Kvara e poi Politano e Zerbin per Zielinski e Lozano. 4-3-3 o 4-2-3-1, i numeri sono solo sulla carta perché molti dei nuovi acquisti sono elementi versatili in grado di ricoprire diverse posizioni del campo. Ndombele farà la mezzala, ma in carriera ha fatto anche il trequartista. Raspadori come 10 alle spalle di Osimhen, ma può giocare anche largo a sinistra o proprio al posto del nigeriano in un 4-3-3 più light. E poi Zielinski, un jolly in senso stretto come Elmas e la freschezza di Zerbin e Gaetano, ammesso a questo punto che restino in azzurro e non vadano via in prestito. Certo, il 4-3-3 annunciato da Spalletti è sicuramente un'opzione, ma non è certo l'unica. Tante opzioni per cambiare anche a partita in corso, anche più volte. Giovane, versatile e pieno di talento, il nuovo ciclo del Napoli di Spalletti ricomincia da qui. Vediamo un po' come potrebbe giocare il Napoli di La Spalletti, no? Umberto, che è successo? No, mi ha invitato prematuramente, siamo dopo Ferragosto, tu vuoi fare la tombola con me, non va bene. La formazione del Napoli solo con la tombola la puoi fare, non si capisce proprio. No, dico, ti vediamo al buio, che è successo? Non hai pagato la bolletta. Ora accendiamo la luce, no, l'avevo spenta io perché ho un voto di un panorama. No, accendi che sembra che sei... Sei in una caverna, nella caverna di... No, tu, ecco, acceso la luce. Eccoci qua, ecco, vediamo. Allora, vediamo un po', innanzitutto, come ha giocato... La formazione di Napoli... No, dico, come ha giocato col Verona, come potrebbe giocare, secondo te? Ma sai, se gioca col 4-3-3, Raspadori che l'abbiamo presa a fa, e Simeone che fa, se la guarda, vabbè. E poi, nei tre, chi gioca? Anghissà, Gerischi o Ndombele? Per me lo Bottega è insostituibile. Oh, mi arriva una vocina che potrebbe uscire Demme e arrivare uno che a Spalletti piace tanto, che si giocherebbe il posto con lo Bottega. Non facciamo nomi, pianici, non facciamo nomi, andiamo avanti. Comunque, questa è un'ipotesi, è solo un'ipotesi, non è uno scoop, non è una cosa sicura. C'è un'ipotesi. Ma detto questo, chi gioca a centrocampo, visto che ne abbiamo tanti, senza dimenticare che c'è Demme, c'è Gaetano, c'è Elmas che sta sempre lì, in attacco, se il Napoli fa il 4-2-3-1 e gioca Raspadori dietro Osimhen, a centrocampo fanno a botte quattro di loro per due posti? Io ribadisco, a questo punto ci vuole... Ci vuole un centrocampo fisico, se c'è Raspadori ci vuole un centrocampo. Ok, e quindi... Ci vogliono Ndombele e Anghissà. O Ndombele o Anghissà. Quindi vai a capire ora, a destra si sa, o Lozano, Politano, se esce Kvara può giocare Raspadori se ti serve uno di punta, o Elmas se ti serve uno di raccordo. Perfetto, e questo è a sinistra. Ma... Perché Raspadori non può giocare a sinistra eventualmente anche. Sì. Ho detto al posto di Kvara, Okay. Al posto di Kvara. Cioè, se tu hai bisogno di un attaccante al posto di Kvara, metti Raspadori, che ha giocato lì insieme a Scamacca quest'anno, facendo 10 gol. Se invece hai bisogno di conservare il risultato di un centrocampista che dà una mano, allora ci metti Elmas, che ha fatto spesso il vice Insigne. Gerischi che fa? Il vice Raspadori... Il vice Ndombele, il vice di tutti, il vice Kvara. Hai dimenticato Fabian, ma Fabian che fine fa secondo te? Fabian va a PSG, non ho dubbi in questo senso. Mi meraviglierei tantissimo se questa cosa non si concludesse. A proposito, mi viene da dire una cosa simpatica.
si è sempre detto che a Napoli sta cosa, uno esce, uno entra, è un tappo di bottiglia che De Laurentiis ha messo al Napoli. Bene, Don Belé è arrivato prima che uscisse Fabian Ruiz. Come vedete, tante di queste critiche sono ingiustificate. Beh, però è comunque è un affare stile Anghissà, no? Low cost, last minute, assolutamente. Torniamo al telefono, abbiamo recuperato Antonio da Ischia. Buonasera Antonio. Antonio? Non lo sentiamo, forse qualche problematica con Ischia. Allora Luca, vengo da te. Perché voglio analizzare, il direttore di tuttosalernitana.com, vediamo anche il sito, come va il mercato della Salernitana, perché oggi c'è un annuncio ufficiale, poi sentiremo anche Umberto cosa pensa di questo mercato della Salernitana. Ma l'ultimo acquisto in casa Salernitana è proprio Dia, il senegalese di passaporto francese, ha firmato, anzi è arrivato ieri a Salerno, stamattina visite mediche, oggi è stato ufficializzato dal club, è un giocatore rapido, un giocatore che attacca lo spazio, quindi sicuramente è un buon acquisto da parte della Salernitana, che era carente in questo reparto, tra l'altro era evidente anche nella gara, la prima contro la Roma, la Salernitana non ha mai tirato in porta, quindi significa che appunto necessitava di rinforzi, ma credo che non sarà l'unico, perché sentendo anche il DS De Santis dovrebbero anche nel mirino della Salernitana, c'è sempre quel Piontek dell'Hertha Berlino che comunque vive da separato in casa con i tedeschi e quindi potrebbe essere un acquisto importante, forse credo anche nel fine mercato, quindi, e poi bisogna comunque pensare anche alla partita di Udine e credo che questo DA già al Dacia Arena potrebbe essere già schierato. Senti momento. Luca, che voto diamo? Abbiamo fatto la domanda social sul Napoli, che voto diamo al mercato della Salernitana fino a questo punto? Ma, vediamo anche ad Umberto. Io darei un 8 e mezzo, perché anche qui il mercato Iervolino, De Santis, avevano fatto poco e niente prima della gara di Coppa Italia con il Parma, ricordo che il mister Nicola fu costretto a mettere in campo giocatori con le valigie pronte come Mantovani, Cavion e a centrocampo, quindi e invece adesso dopo il malcontento dei tifosi, i tifosi hanno davvero espresso in quella partita contro il Parma, persa 2-0 alla Rechi, comunque ti chiedo poi un'altra cosa che mi incuriosisce, sì. No? Perché io dico che l'obiettivo della Salernitana è chiaramente la salvezza, però la Salernitana quest'anno, non so se è d'accordo anche Umberto, poi lo ascolteremo, la Salernitana parte con un vantaggio, pronti via a una società alle spalle, bravo, a differenza dell'anno scorso che aveva un grande punto interrogativo. E poi mi devi spiegare perché tanti nomi, no, che poi gravitavano nell'orbita ex Napoli, no, tipo Mertens, gestioni, si è parlato di Cavani, cioè sono state trattative vere o sono state solo suggestioni? Ti spiego subito, rapidamente. Sicuramente penso che siano state suggestioni, anche perché il presidente neofita nell'ambiente, prima volta che fa calcio, è un tifoso prima di tutto, cercava comunque anche di farsi comunque suggestionare dai tanti nomi, è chiaro che questa cosa non è piaciuta ai tifosi perché certo, tanti nomi accostati e poi non ne prende nemmeno uno, quindi è Mertens, ricordiamo anche Milik, un altro nome che era nel Cavani, nella mente del presidente. Ma non c'è nella mente del presidente un colpo ad effetto, no, per galvanizzare ulteriormente la piazza? Ma io credo che dipende anche dalle cessioni, perché la Salernitana ha comunque in uscita ben 12 calciatori, quindi tra cui c'è anche Simi, giocatore che prende 1,7 milioni di euro a stagione, è difficile piazzarlo, quindi in base anche alle uscite è chiaro che si può anche pensare di dare il nastro, non di mettere il nastro sul mercato, che ripeto che secondo me è più che sufficiente, è un mercato che ancora deve essere completato, ancora a divenire, perché credo che faranno un altro attaccante, perché Christophersen, giocatore che comunque era stato valutato positivamente nel ritiro in Austria da Nicola e con le valigie pronte, quindi potrebbe arrivare questo Piontek o addirittura un altro giocatore, Dobvik, un giocatore di nazionale ucraina quindi che gioca nel Dnipro, e quindi sicuramente è un bel profilo anche questo, quindi però staremo a vedere, però la cosa essenziale è sostituire anche il direttore alla ricerca anche del
difensore centrale, perché Lovato, come ben sapete, è infortunato, quindi se ne parlerà per novembre-dicembre, quindi il campionato finito, se ne parla poi a gennaio nella seconda parte, quindi cerca un giovane, piaceva Okoli dell'Atalanta, poteva essere usato come contropartita, voleva la serietà, la contropartita tecnica con Ederson, che era andato poi a, aveva firmato con 14 milioni con l'Atalanta, poi non si è fatto più nulla e quindi Okoli è stato valutato positivamente da Gasperini, che l'ha ritenuto incedibile. Sentiamo anche Umberto, no, sugli obiettivi della Salernitana, che ha una proprietà diversa, e il voto sul mercato fino a questo punto della Salernitana. La Salernitana ha fondato la sua salvezza su un centrocampo molto forte nel giorno di ritorno, composto da Koulibaly, quello che è rimasto, la Sanà, Boinen e Ederson. Ora, due su tre sono rimasti, ma ha aggiunto Villena, che dovrebbe sostituire Ederson, nella prima partita ha mostrato ottime cose. E soprattutto Maggiore, che è un calciatore esperto della lotta per la salvezza, un ottimo acquisto. Probabilmente il centrocampo salernitano diventerà Maggiore, Boinen, Villena, con sempre Koulibaly a supporto, c'è ancora Castanos, quindi il centrocampo salernitano è molto buono. Dove la Salernitana ha problemi, secondo me? Nel trio difensivo Lovato era un buonissimo acquisto, ma non c'è. Non vedo grande qualità nel trio difensivo. E soprattutto mi preoccupano gli esterni di centrocampo e difensivi, i quinti, perché a sinistra c'è solo Bradaric e non c'è alternativa, ci ha giocato Mazzocchi su quella fascia, e Bradaric sta anche non messo benissimo, è tutto da vedere, e ci manca un terzino sinistro, insomma. E a destra ne ha troppi, ne ha fin troppi. Se prendi Candreva, dove c'è già Mazzocchi, che è stato uno dei protagonisti della passata stagione, la capisco poco questa operazione, che Candreva viene per giocare e Mazzocchi è un punto di forza, alla fine è rimasto. In attacco Bonazzoli rimane un punto di forza. Ci ha messo tre attaccanti che sono scommesse, il norvegese, Valencia e questo DA, che però io l'ho visto in Coppa d'Africa, è forte. Vedremo. Certo, Piontek è uno che in Italia i suoi golletti li ha fatti, sì. Non è un giocatore che mi fa impazzire, non mi piace molto, però ha puntato su quattro attaccanti, di cui tre scommesse. Sì. Io sarei andato un po' più sul sicuro. Per me il voto in questo momento è 7-. Sette meno. Allora Luca, soffermiamoci, sono curioso di approfondire l'argomento, sì. Mazzocchi-Candreva, perché giustamente Umberto ci faceva notare, anche secondo me, Mazzocchi ha giocato un ottimo campionato la passata stagione, è stato preso Candreva che viene per giocare. Come si risolve questa... Ma, tra l'altro c'è anche Sambia su quella fascia, quindi abbiamo anche Sambia, Candreva, Sambia e Mazzocchi, che sono tre comunque... C'è un po' di che traffico. Giocano, c'è un po' di traffico, chiaramente gli errori un po' forse qua del direttore sportivo De Santis, che ha voluto... Perché pensava che Mazzocchi potesse andare via, perché c'era, ricordiamo, l'ok del Monza, aveva offerto anche 4 milioni non di euro. Non è che c'è la possibilità che mancano ancora 15 giorni alla fine del mercato. No, perché oggi ha rinnovato, tra l'altro ufficiale, rinnovato con un altro anno, fino al 2026, Pasquale Mazzocchi, e ha adeguato il contratto. Quindi ecco. Non si muove, l'ha voluto il presidente, perché è legatissimo a questo calciatore, che è stato, come ha detto anche Umberto, uno dei più, diciamo, bravi, promettenti lo scorso anno, uno dei trascinatori della Salernitana. Quindi Candreva io non l'avrei preso, perché sinceramente va un po' a cozzare con Mazzocchi si è adeguato sulla fascia sinistra, però ricordiamoci sta anche Jaruzelski ancora sul libro paga della Salernitana, quindi un po' di confusione in tal senso, però credo che il buon Iervolino, che comunque non ha lesinato operazioni di mercato, anzi ancora presente e vuole ancora operare, e il bravo De Santis, perché comunque va detto che De Santis sta operando abbastanza bene, quindi credo che riusciranno poi anche a risolvere la questione Candreva Mazzocchi, e perché no, il mister non è un integralista, quindi è vero che ha lavorato sul 3-5-2 in Austria, però può anche optare per il 4-4-2 con il 3-4-1-2 che andremo come sottopunta. Quindi potrebbe essere sì. Questa 4-3-3 sì. Che andremo alla destra. Umberto, i tre di centrocampo non li tocchi, diventa un 4-3-3
con Mazzocchi dietro e Candreva davanti, sì, alla pure. Destra nel suo ruolo, sì, fondamentale. Sì, 4-3 mi convince con gli elementi che c'è la Salernitana. Ma se gioca oltre 5-2, Candreva, che deve fare tutta la fascia a 35 anni, mi lascia perplesso, perché lui è più portato alla spinta, certo, che alla difesa. Mazzocchi io lo prenderei a Napoli come vice di Lorenzo. Anche io sono d'accordo con te, ma lo sto dicendo dall'anno scorso. Io ho seguito tutte le partite della Salernitana, o quasi, Luca. Abbiamo seguito. A me Mazzocchi fa impazzire. Giocatore fortissimo, ed era una pazzia a mandarlo via, ecco, una pazzia, bravo Iervolino a blindarlo con un altro anno di contratto, perché è un giocatore fortissimo, un giocatore che sulla fascia Mazzocchi ha dimostrato. È il Di Lorenzo della Salernità. Esattamente. È il Di Lorenzo della Salernità. Allora, chiudiamo la parentesi salernitana, torniamo al telefono, troviamo Giuseppe da Napoli. Buonasera Giuseppe. Sì, pronto? Sì, pronto, buonasera. Giuseppe? Non sentiamo. Pronto? Sì, noi sentiamo. Pronto? Sentiamo, la sentiamo. Sì, buonasera, sono Peppe da Napoli. Bene, bene, Peppe, ciao. Sì, mi sente? Sì, con la domanda, vai. Sì, sì, niente, io sono felicissimo del mercato che ha fatto della Laurentiis. Volevo complimentarmi. Che voto dai? Che voto dai? Dai, diamo i voti, facciamo dare i voti anche ai tifosi. Che voto dai, però, Peppe? Voglio dire, penso come me e tanti altri, dobbiamo chiedere scusa al presidente. Peppe, che voto dai niente, al mercato del Napoli? Un'opinione mia personale, stanno parlando del portiere. Io sinceramente darei spazio a Meret. Consiglio che crescerà molto. Voi che ne pensate? Buonasera, un grazie, bacio. Grazie, non ci sente Peppe, non so per quale motivo, però... facciamo rispondere Umberto. Umberto. Non è riuscito a dare il voto perché non ti ha sentito. Sì. Io mi tengo la mia. Per me, se dovesse saltare Navas, visto che ne ho pochini di capelli, non me li strapperei così facilmente. Perché io sono convinto che quest'anno Meret, che Chea sia stato picconato da Spalletti, poi un allenatore cambia anche idea sui giocatori se fanno bene. Quante volte un calciatore non è visto bene e poi dopo cambia completamente il rapporto. Quindi Meret per me a Napoli potrebbe fare una grande stagione, con Sirigu alle spalle sarebbe un valore aggiunto, però Navas ti dà quel salto di qualità internazionale che in questa squadra veramente sarebbe intrigante. Per quanto io ami Meret e lo stimi tantissimo, se va al Torino a fare una grande stagione ne sarei felicissimo, perché lo stimo tanto, però avere Navas significa avere un top player. E scusatemi, abbiamo fatto 99, mettiamoci pure sta ciliegina. Sì, va. Assolutamente. Sì, Luca. Il portiere che non sente la fiducia della società fa fatica. Il portiere è un ruolo particolare. E quindi se non sente la fiducia, quindi da parte del club... Non so se sei d'accordo, sì, è chiaro che va in difficoltà, sapendo che c'è un portiere, il Napoli sta cercando un altro portiere, è chiaro che il ragazzo, il giovane non è tranquillo. Meret non è più giovane, però Meret, no, giovane, senso, nel senso, sì. No, ti voglio chiedere anche questo, perché anche Meret ha un bivio importante, perché dicevamo, può restare, però potrebbe anche decidere di restare qualora arrivasse Navas, perché offerte in questo momento non ce ne sono. No, e poi fa il terzo portiere. Potrebbe anche prospettarsi tutta questa la stagione. No, dico, può prospettarsi anche questa situazione. Una carriera a questo punto. Anche perché è in scadenza di contratto nel 2023. Sarebbe per lui letale, secondo me, di costruirsi poi a quel punto, lui è un 97, a 25 anni, di costruirsi dopo una stagione buttata completamente diventa io penso difficile. Che non dipenda solo da lui, secondo me è stato gestito male Meret, dico la mia, secondo me Meret non è stato gestito bene. Io sono d'accordo che non è stato gestito bene, ma per me da Spalletti non è stato gestito bene. Io devo dire che ho criticato molto Spalletti nel campionato scorso, perché penso che lui sia il massimo responsabile della grande occasione perduta, ma rimango molto fiducioso nei suoi confronti e ho grande stima di Spalletti. Cioè, chiariamo, se si critica non vuol dire che lo si considera ciuccio o scarso. Io dico che era scarso, Gattuso, lo ribadisco e lo ripeto. Per me non è un allenatore da Napoli, ma Spalletti è un signor allenatore. Ma su Meret non doveva parlare così. Doveva difenderlo, doveva dire... Certo. Non lo voleva, no. Doveva dire, è un grande portiere. Il nostro portiere poi andava in società e diceva, signori,
Meret sarà bravo, sì, ma a me serve un altro tipo di portiere, ma non lo picconi così. Non è stato gestito poi, bene, non solo in questo senso qua, ma anche da, secondo me dall'entourage, dal suo entourage. In generale, comunque in generale. Volevo ricordare un episodio storico, visto che io sono un boomer e quindi servo anche per questo. Alla Lazio, negli anni dello scudetto di Chinaglia, presero un portiere che veniva, mi pare, dal Novara, ed era Felice Pulici, il compianto Felice, sì, Pulici. Era un gran portiere, un signor portiere. A proposito di portieri, è scomparso Carella, è la prima volta che vengo in televisione, quindi voglio manifestare tutto il mio cordoglio e il mio dolore. E mi hanno detto che il Napoli non si è presentato lì con nessun un fascio di fiori, una delegazione. Questa cosa, se è vera, io non l'ho appurata, è gravissima. La Federazione Italiana Gioco Calcio neanche, cioè è stato lasciato, la famiglia si è lasciata sola di uno che ha vinto due scudetti storici tra Verona e Napoli e che meritava ben altra considerazione. Chiusa la parentesi, Felice Pulici arrivò alla Lazio, fece un brutto precampionato, veniva da una squadra piccola, a Roma lo massacrarono, al punto che si diceva che dovevano cambiare portiere, che dovevano comprare il portiere. Pronti via, Pulici fece un campionato strepitoso e l'anno dopo tolse lo scudetto al Torino con le sue parate, nell'anno del 51-50 punti, 0-0 all'Olimpico con Pulici che parò qualunque cosa. Quindi per dire che a volte i precampionati sono fallaci, cioè Meret, con tutta la sfiducia di questo mondo, è un portiere che tecnicamente può esplodere da un momento all'altro. È ovvio che Navas però è un altro, sì, livello. Quindi, visto che abbiamo fatto la bocca buona, adesso lo vogliamo, dai, su. Assolutamente. Ultima telefonata per questa sera di Supersport 21, Salvatore da Quadrelle. Buonasera Salvatore. Buonasera. Allora, voto al mercato del Napoli. Fino a questo punto. Allora, intanto per rispondere alla tua domanda che stai facendo un po' anche a noi di dare un voto, io do 9 meno a questo mercato, però ho paura di tornare a 5. Perché? Perché non vorrei che questi acquisti da Spadori, Simeoni, il Napoli non abbia intenzione di vendere Osimhen. Ho una grande paura che il Napoli ha fatto la squadra. Ma in questa, no, io la domanda nasce, Salvatore, scusami, la domanda nasce spontanea. Siamo a 15 giorni dalla chiusura del mercato. Temi che in questa sessione il Napoli possa cedere Osimhen? Questa è la tua paura? Non sentiamo più Salvatore, però. Sì, io penso che lo venda Osimhen. Ah, in questa sessione. Bene, sì. Grazie Salvatore, grazie. Ti faccio rispondere da Umberto in conclusione. Umberto, io sinceramente non credo che il Napoli voglia vendere Osimhen. Ho sentito anche che ha rifiutato 75 milioni, non so se è vero, dal Bayern Monaco proprio l'altro giorno, perlomeno ho letto un sito che ha pubblicato questa notizia. Poi, sai, io sui siti ci vado cauto, visto che spesso i politici sono Osimhen, oggetto... No, se vendi Osimhen negli ultimi 15 giorni, hai preso Raspadori, Simeone... Cioè, non voglio credere, siamo poi alla fine, cioè, come dire, no? È fantamercato, però tutto può succedere. È fantamercato, allora, per me, però... Ecco, bravo. Allora, aspettiamo il primo settembre, vediamo, dai, se arriva Navas e non vende più nessuno, venderà un as, per esempio, cose così, sì, e allora ci mettiamo tutti in festa. Se vende Osimhen, come dice questo signore... rimaniamo tutti sconcertati, non lo so, io onestamente non penso quest'anno vada via Osimhen. Assolutamente no, l'anno prossimo certamente, valorizzando Simeone e Raspadori, è chiaro che potrebbe arrivare un'offerta importante. Osimhen fa 30 gol in questa stagione, esplode per 110 milioni, glielo porto io a casa. Grazie Umberto Chiarello per essere stato con noi a Supersport 21, ciao Umberto. Voi, grazie. Grazie a Luca Esposito, tuttosalernitana.com, seguitelo, cliccatelo, tutte le notizie, le all news sulla Salernitana. Grazie. Grazie Luca. Supersport invece torna domani alla stessa ora, 20.05, ma continuate a seguirci, cioè, così parlò Bellavista. Ciao.